Signore e signori, buonasera, bentornati alla parola, una puntata stasera di giovedì, finalmente con una delle associazioni più presenti nel territorio, che ha molta volontà di lavorare e che stasera li vediamo protagonisti in questa trasmissione. Li vado subito a presentare, a partire dal giornalista Vincenzo Ventura. Carmelo, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera al professor Cacioppo, Antonio Cacioppo, buonasera, e al presidente, non per ultimo, ma il più importante, di solito si presenta per ultimo, è Calogero Buonasera, Ravisalda. buonasera a tutti. Guarda, io direi di iniziare subito, diciamo così, di chiarire subito un intervento che c'è stato con gli amici che sono venuti di Adrano, Amici 2.0. A cui è arrivato un messaggio che era un po' tendenzioso, però nella sua sfaccettatura voleva dire tante cose, perché sicuramente era una persona che ha votato alle scorse amministrative Simmachia ed era un po' delusa magari dal fatto che all'epoca Angela Anzalone si è dimessa dall'amministrazione. Noi sappiamo anche perché, però che si è dimessa, anche se Simmachia ha lavorato, si è sentita un po' tradita come elettrice. Questo fondamentalmente era il messaggio. Quindi stasera magari rispondiamo un A po' tutte, a queste perplessità. a queste perplessità e magari la domanda nasce spontanea e tendenziosa, ripeto, si può lavorare bene anche fuori dell'amministrazione? Quindi se si è in amministrazione si fa meglio, Vincenzo? Ma guarda, ti rispondo su quest'ultimo aspetto e poi magari lascio al coordinatore politico, al presidente, il chiarimento sulla questione dell'amministrazione, il passaggio nel 2013. Sì, io ritengo che oggi occupare una poltrona in amministrazione non sia la panacea, insomma, non sia la risoluzione di tutti i problemi, perché noi abbiamo dimostrato in questi 8-9 anni di attività e di presenza attiva nel territorio, non negli ultimi 2 minuti di campagna elettorale, non all'ultimo anno. Lo abbiamo dimostrato costantemente, giorno dopo giorno, una presenza attiva su Adrano e su Biancavilla, con un progetto che abbiamo condiviso, che portiamo avanti insieme a tante persone che condividono le nostre iniziative. E io sfiderei davvero, voi che fate anche informazione, si chiama verifica dei fatti, no? Andando alla ricerca, quanti consiglieri comunali, sia di Adrano sia di Biancavilla, hanno realizzato più di noi in termini di iniziative e poi vedremo alla fine, facciamo il consuntivo, facciamo poi la sintesi di queste attività che noi, senza occupare poltrone, senza stare tra i banchi dell'amministrazione o del Consiglio Comunale, abbiamo realizzato. E potrei fare una lista che forse più tardi poi magari qualcosa la ricorderemo. Quindi io ritengo che sì, oggi noi dobbiamo dare un messaggio forte alla città, ai cittadini, quindi di poter essere protagonisti di un percorso. Corso, di un processo di partecipazione attiva nella vita politica, facendo attività, facendo iniziative, condividendole con la gente. Questo è stato il nostro segreto per le iniziative che abbiamo sviluppato in questi anni e che hanno avuto il loro seguito, molte delle quali sono andate in porto. Quindi è anche questa una dimostrazione. A prescindere stare in amministrazione, la mia domanda era, a prescindere stare in amministrazione, allora se si era in amministrazione si sarebbe fatto di più, si sarebbe fatto di meno, visto che c'è stata questa voglia di lavorare? Io ricordo, è passato qualche anno, ma questa domanda ritorna spesso. Riteniamo di aver spiegato bene che cosa è successo allora. In realtà noi siamo stati catapultati in una dimensione, in un'alleanza, all'ultimo momento, perché le nostre esigenze erano quelle di andare a governare per nostra scelta, ma quando ci siamo resi conto che questo non era possibile, ce ne siamo andati. E questo ha creato scandalo, ma lo scandalo deriva dal fatto che un atto di coraggio, una presa di posizione così forte, non era stata mai fatta precedentemente. Non avevamo nessun interesse ad andare via da un punto di vista politico. Anzi, per qualcuno è stato un suicidio politico. Ma noi lo abbiamo fatto perché eravamo pienamente coscienti che non riuscivamo ad incidere nell'amministrazione e non riuscivamo a dare le risposte che volevamo alla gente. L'incipit di quella crisi
fu fatto da Angelo Anzalone con la frase «Cambiamo passo, cambiamo sistema, cerchiamo di dare una svolta a questa amministrazione». Le risposte, senza polemiche ormai, senza polemiche, Ferrante ormai sta finendo il suo mandato, quindi non c'è l'intento polemico che ci poteva essere 3 anni fa, 4 anni fa. Le risposte di Ferrante non sono state adeguate. Noi abbiamo deciso di andarcene e per rispondere alla sua domanda, subito dopo abbiamo fatto una battaglia per noi molto importante su Contrada Capici. La spazzatura a Contrada Capici l'abbiamo fatta levare. Eravamo fuori dall'amministrazione. Quanto eravamo dentro l'amministrazione, malgrado le nostre sollecitazioni, non si riusciva ad incidere, non si riusciva ad andare in quel quartiere. Li abbiamo costretti, tra virgolette, ad intervenire. C'è stato anche un finanziamento? Sì. Altrimenti proprio Contrada Capici. E tramite i vostri progetti anche la riqualificazione delle zone. Abbiamo presentato un progetto, oltre la protesta che abbiamo... Per concludere, tra pochi giorni torneremo in quel quartiere, perché ci sono dei nuovi drammatici problemi che si devono risolvere. A mio modo di vedere, per concludere l'argomento, dico io, noi abbiamo avuto due volte coraggio. La prima volta quando siamo entrati in amministrazione, potevamo tranquillamente fare la scelta di starne fuori e averne anche un vantaggio politico da questo. Dopo 5 anni ci potevamo presentare nuovamente con una veste diciamo ancora più diciamo pulita, tra virgolette. Ma abbiamo avuto coraggio ad entrare, a non rimanere comunque diciamo a lavarci le mani, a non fare il Ponzio Pilato della situazione, perché i cittadini avevano fatto una scelta, avevano scelto in quel momento tra Mancuso e Ferrante. E quindi noi avevamo, secondo me, il dovere di fare anche noi una scelta e lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto sulla base di un accordo di programma. Quando poi ci siamo accorti che quel programma però in realtà era solo un accordo per averci con loro, ma poi non si aveva intenzione di rispettarlo, e io ti faccio soltanto un esempio, che è quello del mercato del contadino. Volevamo realizzare noi due volte al mese un mercato del contadino allo stadio, laddove appunto ogni domenica passano tantissime e tantissime famiglie per raggiungere i paesi del Parco dei Nembro. E volevamo intercettare quelle famiglie, farle passare magari anche soltanto un quarto d'ora, 10 minuti tra delle bancarelle di alcuni coltivatori di Adrano, perché è inconcepibile che Adrano, che è un comune a vocazione agricola, non abbia un mercato a chilometro zero, non abbia un mercato del contadino. Quando ci siamo accorti che in commissione, in consiglio comunale, in giunta, si faceva di tutto per boicottare queste proposte, a quel punto allora abbiamo deciso di andare via, ma di andare via dopo 6 mesi, non dopo un anno, cioè di andare via subito. Quando abbiamo capito che in realtà l'accordo non voleva essere rispettato, abbiamo deciso di alzarci delle poltrone, perché fondamentalmente noi non volevamo riscaldare una poltrona, volevamo incidere sull'amministrazione. Non ci è stato permesso e allora... Cioè, questo è il secondo atto di coraggio. Ci alziamo e ce ne andiamo. Questo è quello di ragionamento che abbiamo fatto noi. Calogero, se ti ricordi il punto sul mercato del contadino, visto che l'hai tirato fuori, quando è entrato in consiglio comunale, dopo una settimana dalle dimissioni, c'è il paradosso. Poi, fino a quel momento viene boicottato in tutti i modi. Era tutto bloccato. Poi entra il mercato del contadino. Quando Lanzalone rassegna le sue dimissioni. Una provocazione, chiaramente, che non abbiamo tollerato in quel caso. È chiaro. Io ti farei una domanda già diretta così subito a Bruciapelo. Simmachia è un'associazione, perché sì. Non è un movimento politico visto che fa politica attiva? Perché Simmachia innanzitutto nasce per dare voce ai problemi che Adrano soffriva e che continua a soffrire. Per quanto riguarda l'ambiente, noi nasciamo con un'iniziativa che è quella della depurazione, della mancata depurazione e l'inquinamento del Simeto. Quindi e da lì in poi facciamo una innumerevole, tantissime iniziative culturali. E riusciamo a creare una palestra per giovani. In un momento anche dove non esistono più i partiti, dove non esiste. Ad Adrano non ci sono associazioni culturali.
Simmachia sembra essere una fiamma che poi dà vita, diciamo, a un incendio, perché poi se ne creano di tante in seguito. Creiamo un giornale. Noi per tanto e tantissimo tempo abbiamo avuto un giornale e abbiamo messo insieme tantissimi ragazzi con tantissime idee, che andava dall'ambiente, alla cultura, agli eventi. Abbiamo fatto anche alcuni eventi, non so, anche Biancaville, se ti ricordi qualcuno, sì, con abbiamo fatto anche qualcosa morte, insieme, esatto, sulla legalità. Quindi abbiamo cercato di agire a 360 gradi, non soltanto in politica, però poi è chiaro che la cultura, quando perché noi nasciamo come associazione culturale, include in sé la politica, che è amore per la cosa comune, è amore per il posto in cui si vive. E decidiamo allora di dire la nostra, anche perché, diciamo, la nostra voce si era fatta importante attraverso il nostro giornale, e scendiamo in politica. Ma il movimento, non mi attira la parola movimento, ecco, anche perché oggi mi sembra abbastanza bistrattata questa parola. Noi siamo un'associazione e da associazione siamo quindi un ente, un'istituzione, che siamo sul territorio da 9 anni. Non è un movimento politico, perché non ci siamo soltanto per le elezioni. Noi facciamo iniziative in tutti i campi da 9 anni a questa parte. Quindi per me siamo una situazione, non un movimento. No, se posso aggiungere una cosa alle parole di Calogero, Simmachia è stato un laboratorio, è un laboratorio metapolitico, più che politico, perché è un'associazione che ha basato la sua esistenza sulla difesa di alcuni principi, di alcuni valori. Noi non siamo le solite associazioni che, diciamo così, nascono soltanto quanto c'è una scadenza elettorale. Anzi, all'inizio non sapevamo nemmeno se dovevamo, diciamo così, scendere in quello che si chiama comunemente il teatrino della politica. Lo abbiamo fatto perché dalla meta politica volevamo calare i nostri principi all'interno, nell'arena politica di Adrane di Biancavilla. E perché lo abbiamo fatto? Perché noi nasciamo come territorio, noi siamo la difesa del territorio, tendiamo a difendere il territorio. Quindi dal territorio noi poi dobbiamo fare politica per poterlo difendere. Ma l'azione politica non è soltanto l'azione elettorale o l'impegno in consiglio comunale o con la vice sindacatura o con la sindacatura. L'impegno in politica significa la manifestazione, la denuncia, la presa di posizione, l'articolo di giornale, l'intervento in televisione, eccetera. Quindi questo ci ha caratterizzato come... Ma d'altro canto, il seguito che noi abbiamo avuto nel tentativo di formare una nuova classe dirigente che fosse legata veramente al territorio e non a piccoli interessi di bottega che hanno caratterizzato altre esperienze politiche, è ben riuscita, secondo me. Bene, io prima di ritornare sulla politica, perché era una parentesi per il Presidente, però il zucchero non basta bevanda, il laboratorio del professore ci sta e cresce anche. Io vorrei ricordare alcune iniziative, di quelle che quantomeno ho trovato io sfrucciando le vostre pagine, chiedendo sempre a clandestino, perché lui che sta in giro, chiedendo sempre al clandestino qualcosa sui temi che ci riguardano, che poi approfondiamo sempre su questa trasmissione che è La Parola. Partiamo dalla bonifica delle vigne di Biancavilla. Sì, siete stati, allora, artefici di questo. Sì, fai bene a ricordare una battaglia che, se non erro, è del 2011, quindi siamo un po' indietro nel tempo, però è bella questa qua perché è stata davvero emblematica. Allora, tutti i biancavillesi sanno che per salire, insomma, alle vigne, quindi la strada che dal centro abitato conduce alle vigne, prima dello svingolo tra Mondalto e Milia, salendo quindi sulla sinistra vi era una grande pattumiera a cielo aperto. Contrada Torretta. Vi aggiungo che non erano solo i biancavillesi. No, certo, perché quella era una zona che andava sul vulcano. Che andavano sull'Etna, non solo. Ma io mi ricordo emblematica una signora che poi siamo entrati in contatto proprio da quella iniziativa. Aveva deciso di mettere in vendita il suo terreno, dove aveva anche una piccola casetta per trascorrere il periodo estivo. Aveva messo un cartello: si vende. Noi abbiamo raccolto l'appello di quella signora,
che ogni volta che mi incontra per la strada mi dice: io mi ricordo di voi perché ci avete riconsegnato la nostra casa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a scrivere alla provincia, un ente che per quanto mi riguarda è assolutamente inutile, perché si è rivelato inutile nei fatti. Non ha fatto nulla. Abbiamo denunciato questa iniziativa. All'epoca c'era. Certo. Abbiamo denunciato, ed è quella una zona di competenza della provincia, quindi dovrebbe intervenire per tutelare l'ambiente e, come dicevi tu, anche la questione del turismo, perché quelle persone che attraversano la strada per arrivare sull'Etna e si vedono quello scempio, allora noi abbiamo fatto anche lì una iniziativa in tal senso. Abbiamo detto: signori miei, questo problema si deve risolvere, la provincia non ci ascolta, ci rivolgeremo al comune. Abbiamo fatto all'epoca, se non ricordo male, nel 2011, abbiamo fatto una battaglia proprio ferrata con l'amministrazione e abbiamo detto pure cosa volevamo fare: dovete piantare degli alberi e richiudere quella strada. Oggi è uno straordinario biglietto da visita per il vulcano. Lo abbiamo fatto così spontaneamente perché volevamo restituire, come diceva il professore prima, la bellezza del territorio. Volevamo togliere tutta quella sporcizia che si era accumulata in tantissimi anni e che era stata tollerata anche da chi c'era stato in quel periodo, e finalmente dopo tanti anni quella zona è stata notevolmente riqualificata. Oggi ci sono anche tante casette che sono state, come dire, che hanno ripreso vita, tanti terreni che hanno ripreso il loro valore. Quindi è stato un intervento fatto appositamente per l'ambiente e per i cittadini. Ma questa domanda mi nasce spontanea, perché hai trovato un'amministrazione che era pronta ad ascoltare. Guarda, noi oltre alla battaglia, perché se l'amministrazione non vogliono ascoltare, mi insegni che qualunque battaglia tu fai, a prescindere quello che fai per la legalità o certo, i cortei che si possono organizzare, ma quando tu gli dici a un'amministrazione di mettere le mani in tasca, come si suol dire, diventa sorda a quello che vogliono dire. È chiaro che sono state spese anche in questo caso ho trovato il terreno. Ma guarda, io credo che si sono seguite diverse amministrazioni quando c'era questa discarica, se non ricordo male il 2011, quindi significa che già quella amministrazione si era già iniziata da qualche anno, però, come dire, è stata l'occasione giusta, forse perché abbiamo spinto un po' di più, abbiamo fatto venire tantissime testate giornalistiche regionali, abbiamo fatto pure un esposto all'Europa, quindi più chiaro di così, abbiamo denunciato un po' tutti, però il problema si è risolto. Forse ci vuole questo. Non c'è dubbio. Presidente, un'altra che io non ho capito bene, siete riusciti, proprio legandomi alla risposta di prima che era per l'ambiente, l'associazione era nata per l'ambiente, siete riusciti a restituire la tassa del depuratore ad Adrano? Io non l'ho capito bene questa, no. Ma siete stati voi a promuovere e a chiedere la restituzione della tassa del depuratore che effettivamente non esiste, però non l'ho capita bene, ce la spieghi meglio. Allora, intanto la domanda è pertinente perché interviene proprio in questi giorni la condanna dell'Unione Europea al comune di Adrano, proprio sulla mancata depurazione, perché secondo noi abbiamo fatto degli esposti alla comunità europea e abbiamo fatto decine e decine di iniziative in quel periodo, proprio era il 2010, cioè proprio a qualche mese dalla nostra nascita. E devi pensare che io avevo 17 anni e mi nascondevo dietro gli alberi per andare a fare le fotografie al depuratore per dimostrare che effettivamente non funzionava. E lo abbiamo fatto, poi abbiamo messo in campo diverse iniziative, abbiamo presentato degli esposti all'Unione Europea e da lì è partita un'indagine da parte dell'Unione Europea, che si è risolta proprio in qualche giorno fa in una condanna nei confronti di diversi comuni del comprensorio etneo, tra cui figura proprio proprio Adrano. Non, abbiamo chiesto la mancata depurazione, la tassa della... In prescrizione è andata. Perfetto, è andata proprio in prescrizione, quindi non abbiamo potuto, non siamo riusciti proprio nell'intento, perché noi dicevamo lo scopo era quello di far restituire ai cittadini i soldi che loro pagavano nella bolletta per la depurazione, perché il danno, poi la beffa era due volte, una per l'ambiente,
perché c'era praticamente un danno ecologico ingente. Basta guardare, non so se ancora su Facebook abbiamo qualche foto di liquami e liquami che si accumulavano diciamo nel simeto, e dall'altro lato per le tasche dei cittadini che pagavano un servizio che effettivamente non veniva reso. Non ci siamo riusciti perché era in prescrizione, era anche intervenuta, se non ricordo male, una legge che diceva che non poteva, anche se non esisteva diciamo il depuratore, comunque non funzionava, se c'era in progetto comunque di realizzarlo, allora non andava restituita la tassa, diciamo una legge un po' bizzarra che però purtroppo diciamo non possiamo scontrarci con il legislatore. Questo è chiaro. Ma non soltanto, allora, io avevo capito bene che... Non, però c'è qualche speranza, perché abbiamo saputo, ma ancora non c'è niente di certo, di ufficiale, che tra poco ci saranno delle novità riguardo l'ACOSET, perché la magistratura sta portando avanti delle indagini che sono scaturite dai nostri esposti, quindi potrebbe qualche cosa accadere. Ma io penso che, a prescindere dai risultati ottenuti, che a volte sulle iniziative che io ho segnato, che ho trovato proprio sull'associazione, molti non hanno avuto i risultati sperati come questo, ma quello che è lodevole è l'iniziativa, cioè il muoversi, cioè fare... Però scusi, anche sulla depurazione in parte non abbiamo avuto i risultati sperati, perché in parte sì, per esempio a Biancavilla siamo riusciti a costringere diciamo, anche l'amministrazione a mettere in campo diciamo, delle iniziative, ma anche ad Adrano, su Adrano sono stati degli interventi a far funzionare il depuratore, anche se diciamo di recente sempre gli scarti della lavorazione sono stati tolti dal depuratore di Adrano dopo i nostri esposti. I fanghi rimanevano nel sito, quindi otturavano anche tutto le vasche di... Quindi il tentativo di migliorare la situazione c'è stato da parte dell'ACOSET. Non poteva essere altrimenti, perché avevamo fatto degli esposti alla magistratura, oltre che alla Comunità Europea, perché è evidente che là c'è qualcosa di penale. Sì, sì, quello che voglio dire io, nel senso, quando sì, io ho capito la sollecitazione. Iniziative, fare sinergia, già partire come Simmaghia, io direi che non ci vuole solo a Biancavilla, ma non è che questo, certo, l'azione si deve fare a prescindere dal risultato. No, io voglio dire che devono partire le iniziative, a prescindere dal risultato, cioè, è evidente. Ci vorrebbero più simmachie ad Adrano e a Biancavilla, dico, perché sono, ripeto, 7-8 già iniziative, quando ci sono associazioni culturali solo sulla carta, non so neanche perché esistano queste associazioni. Cioè un'associazione culturale nasce per qualunque sia l'obiettivo, per manifestazioni culturali, ma purché si facciano, purché ci siano. Guarda, sulla cultura abbiamo fatto talmente tante belle attività, i concorsi fotografici, il concorso di cortometraggio rivolto agli studenti e agli amatori. Tra Adrano e Biancavilla abbiamo avuto oltre 2000 partecipanti negli anni in cui abbiamo realizzato quell'iniziativa. Abbiamo realizzato l'ultima intervista per il nostro giornale al grande fumettista biancavillese Giuseppe Coco. Coco non rilasciava dichiarazioni a nessuno, lui proprio aveva quell'ostilità, perché ormai si sentiva anche stanco. L'ultima intervista, prima che poi insomma è venuta a mancare, grazie anche all'amico Dino San Giorgio che saluto, sicuramente ci seguirà, siamo riusciti a convincerlo e a fare una chiacchierata con i nostri ragazzi e a spiegarci le opere che sono a Villa delle Favare. Abbiamo un numero speciale su queste interviste, abbiamo anche l'audio che conserviamo di quella cosa lì. Quindi ricordo. Potremmo ricordare la festa dell'infanzia con i bambini al Villa delle Favare. Abbiamo fatto festa della donna. La giornata per la donna con la suor Lucia di Librino. Abbiamo valorizzato Don Bino Puglisi. Quel ricordo di Don Bino Puglisi al teatro, se ti ricordi, l'abbiamo fatto insieme. È stata un teatro sportivo. E abbiamo chiesto in quell'occasione l'intitolazione di piazze e strutture sportive alle amministrazioni di Adrano e Biancavilla. Tutte e due hanno risposto. Il Belvedere di Biancavilla è già intitolato, faremo l'inaugurazione con ogni probabilità a metà marzo. E anche lì faremo un'iniziativa con l'oratorio Don Bino Puglisi, prenderemo un albero della legalità. Un'altra iniziativa che su Adrano. Il defibrillatore, mi ricordano. Quest'altra, poi magari ci ritorniamo dopo, ma ci teniamo a sottolineare questa su Adrano, poi il defibrillatore ci voglio tornare dopo. Un'altra iniziativa è quella delle suore.
Sì. La San Giorgio Gualtieri. Non ha avuto però. Cioè, quando tu mi dici. Qua, ecco, qua arriviamo, perché noi abbiamo seguito passo dopo passo quella vicenda. Ci dicevano in consiglio comunale, in giro, la fondazione: non esiste nessun testamento di San Giorgio Gualtieri che dica che è per i ragazzi. Ok, va bene. Noi ci siamo presi la macchina una mattina calda di luglio, siamo andati all'archivio notarile di Catania, abbiamo chiesto ad una impiegata che ci guardava terrorizzata perché doveva fare una ricerca del 1900, non mi ricordo quando, 1957, e abbiamo trovato l'atto di donazione. L'atto di donazione di San Giorgio Gualtieri per quella casa per i bambini di Adrano. L'abbiamo sbattuta in faccia a tutti, lo abbiamo portato in consiglio comunale, hanno fatto ulteriore marcia indietro. Sono state chiarite le responsabilità. Siamo riusciti a fare questo. Abbiamo combattuto fianco a fianco con le suore. Sai perché cosa? Per una bolletta della spazzatura di oltre 1500 euro che dovevano pagare loro facendo le attività, insomma, del Grest, quindi immagina una realtà di questo. Certo. Grazie, quella volta anche alla volontà, se non ricordo male, del lato, abbiamo trovato un punto di incontro, abbiamo risolto anche quel problema. Ma possiamo accompagnarle fino alla fine? Sì, abbiamo cercato pure un ordine religioso alternativo. Per la prima volta, Sua Eccellenza Monsignor Cristina, il 5 novembre del 2015 o del 2013, non mi ricordo, ha incontrato un'associazione di Adrano. 2012, quindi il Monsignor Cristina, perché aveva capito quello che Angela Anzalone voleva proporre, incontra l'associazione Simmachia per trovare insieme una soluzione. L'abbiamo trovata insieme comunque, Monsignor Cristina. Abbiamo individuato un ordine religioso di Siracusa. Poi la domanda sorge spontanea: perché Comune e Adrano non hanno più portato avanti quelle iniziative? Perché non le hanno sostenute? Noi da parte nostra ci abbiamo messo forse anche più del dovuto, perché l'abbiamo accompagnati fino alla fine. Quindi quando le iniziative partono, le portiamo avanti, le sviluppiamo, cerchiamo di ottenere risultati, però quando poi non dipende più dalla nostra volontà, arriviamo proprio al limite, non possiamo sostituirci a chi ha il compito di prendere delle scelte. Quello che noi proviamo a fare è dare voce alle esigenze della cittadinanza. Combattendo. Poi alla fine, se voglio fare un ultimo esempio, contrada Naviccia, non so se ti ricordi, c'è tuttora un lago di 200 metri dove praticamente non si può attraversare quella strada clandestino ha ripreso quelle immagini, mi ha fatto molto piacere. E noi abbiamo cercato di denunciare quella situazione. Come potevamo, semplicemente. È anche al TG1, come potevamo, cioè con un flash mob anche abbastanza ironico. Poi abbiamo messo sul tappeto la situazione. Anche lì si è fatto poco, si poteva fare di più. Però noi alla fine ci proviamo, e questo è l'obiettivo. Avete trovato terreno più fertile a Bienghevilla, nell'amministrazione di Bienghevilla? Questa la faccio al professore Gagioppo. Perché tu sei di parte, perché sei anche lui ha il conflitto di interesse. Detto stampa del io svolgo un ruolo professionale come lo fanno avvocati, ingegneri, come chi lavora per la pubblica amministrazione. Nulla di più, nessun rapporto, insomma. Avete trovato un terreno più fertile nell'amministrazione di Bienghevilla? In maniera diretta, assolutamente sì. C'è stata più capacità di accogliere le richieste, di comprendere e di capire. Ma soprattutto l'amministrazione di Bienghevilla nel passato ha risolto alcuni problemi. Per esempio ha investito sul depuratore, oppure ha bonificato Contrada Torrette. E quindi l'amministrazione di Bienghevilla, non soltanto nella figura, voglio dire, del sindaco, ma anche in alcuni funzionari, si sono dimostrati disponibili al dialogo. Ci siamo seduti insieme a loro, abbiamo cercato insieme la soluzione, e ce l'hanno data, cioè hanno risolto i problemi. Non del tutto il depuratore di Bienghevilla non depura al 100%, ma sicuramente c'è stato uno sforzo incredibile dopo le nostre richieste. Quindi la risposta è sì. Ci hanno lavorato. Io vorrei ricordare anche che non è indifferente, dopo una cosa drammatica, la 284, Simmachia si è impegnata su questa strada, che di recente proprio abbiamo avuto ospite l'onorevole, che ci ha parlato proprio della 284, che finalmente è stata finanziata con 96 milioni di euro da Paternò ad Adrano, ma voi avete avuto anche un vostro ruolo su questo. Chi ce ne parla? Io dico questo, che noi non,
non vogliamo primati, non ci vantiamo di nulla. Noi abbiamo fatto una battaglia epocale. Ci sono state decine di ragazzi che si sono impegnati nella raccolta delle firme e nel sensibilizzare le persone negli svincoli di Biancavilla, Adrano e Licodia. Quindi abbiamo prodotto col prefetto. Sì, assolutamente, abbiamo mandato delle lettere, abbiamo mandato un video, abbiamo raccolto circa 3.000 firme, che è un risultato incredibile, ma lamentiamo ancora. A noi non ci interessa che loro abbiano finanziato l'opera. Si dovrebbe mettere in sicurezza ora, immediatamente. Alcuni lavori vanno fatti con estrema urgenza. E gli svincoli sono assurdi, incredibili, mortali, quindi non si può aspettare che questi finanziamenti arrivino. Intanto si deve mettere in sicurezza la strada, dopodiché l'allargano, la fanno a quattro corsie, va benissimo, ma su questo problema, su questo tema noi abbiamo intenzione di tornare proprio per sollecitare la velocità degli interventi. Nessuna manutenzione se non ultimamente, quindi la manutenzione ordinaria non è stata mai fatta, per 20 anni, per 25 anni nessuno, ma quegli svincoli, secondo me, ci sono dei risvolti di carattere penale. Le famiglie che hanno avuto dei lutti non hanno reagito nella maniera giusta, perché secondo me ci sono delle responsabilità per quelle morti. Comunque, ripeto, il passaggio successivo, perché già il decreto c'è tutto. No, ma infatti, Carmelo, se mi consenti anche su questo, io ritengo anche a nome, insomma, della nostra realtà, rivolgere anche un plauso, un riconoscimento pubblico all'onorevole Nino D'Asero. Certo. Per l'impegno che ha avuto in questi anni e quindi per l'impegno che comunque è riuscito a strappare, insomma, questo risultato per il nostro territorio. Quindi da parte nostra non c'è, come dire, una chiusura, non vediamo le cose positive che accadono. No, quindi al Nino D'Asero, anzi all'onorevole D'Asero, va sicuramente anche il nostro applauso per l'impegno che ha portato avanti su questa materia. Ma io in trasmissione ho sollecitato anche questi tempi che siano più brevi, ma purtroppo quelli amministrativi lo sappiamo. La burocrazia è terribile, prima del 2020 no, non vedremo. Ma non è possibile aspettare tutto questo tempo. Non sono tutti gli svincoli. Cioè, ma si potrebbero fare degli interventi anche a costo zero. Cioè, non è impossibile. Per esempio, una cosa. La pulizia delle sterpate. Oppure mettere una rete nel guardrail per non fare attraversare i cani, ce ne sono morti ogni 20 metri, ma che mettono in pericolo la sicurezza dei conducenti che magari devono sterzare o frenare di botto. Cioè, si potrebbero fare anche degli interventi davvero Anche da dire di sensibilizzare anche i cittadini, la gente, ad evitare che le persone bisognerebbe fare un piccolo investimento da parte dell'ANAS, mettere delle telecamere, non ci vuole molto, mettere delle telecamere. Magari si farà un po' di Lì hai ragione tu, perché secondo me le amministrazioni comunali hanno rinunciato a fare proprio questo, cioè hanno rinunciato a sensibilizzare la popolazione che tutti i giorni vediamo infatti alle piazzette di sosta piene di rifiuti, ma non solo quelle, se guardiamo anche le nostre campagne oppure le periferie, oggi Adrano vede le periferie in una maniera, diciamo, un degrado assoluto, basta tornare a Contrada Capigi, poi se vuoi ci torniamo, anche perché è un quartiere a noi molto caro, è pieno di spazzatura e le amministrazioni comunali hanno rinunciato a fare proprio, diciamo, da padre che dà un insegnamento ai suoi figli, cioè ha rinunciato a sensibilizzare la popolazione. Sì, magari si fanno quegli interventi repressivi, sanzionatori, ci vorrebbe però, come dici tu, anche un intervento di sensibilizzazione della gente. Niente, io voglio ricordare, stiamo cercando di ricordare un po' l'operato di Simmachia e cosa dovrebbe fare dal mio punto di vista tutte le associazioni che operano sul territorio, l'associazione culturale, prendere magari ad esempio associazioni che lavorano sul territorio, magari consigliarsi con altri e lavorare in sinergia per fare sempre più cose per il nostro territorio. Vi voglio ricordare che noi siamo in diretta sull'874 per chi si volesse collegare, siamo in diretta Facebook o sul sito con ivtv.com siamo in streaming. Ora io vorrei dire alla regia che se ci sono delle domande o
degli interventi che possono rispondere ai nostri ospiti, potete intervenire in qualsiasi momento. Bene, io ho un'altra cosa, visto che ci siamo, io dico che non l'ho capita nella mia umiltà, tu mi conosci, nella mia umiltà. Non ci crediamo che non l'hai capita, qualsiasi cosa sia, non ci crediamo. Io fra i tre chi mi risponde, o risponde soprattutto ai cittadini in questa vetrina IVI, parliamo di ospedale e di offerta sanitaria, sì. Chi me ne parla? Ma te ne parlo io perché l'abbiamo sviluppata in questi anni, in questa vicenda, l'abbiamo sviluppata quando era in pericolo il finanziamento, perché sappiamo che la procedura dell'ospedale di Biancavilla è questione vecchia, è stata sbloccata alcuni anni fa con il finanziamento, poi vi furono le vicende legate alla criminalità organizzata, alla ditta, poi la ditta insomma fu commissariata e si rischiava di perdere ancora quel finanziamento, poi i lavori si sbloccarono, poi si bloccarono di nuovo, noi l'abbiamo seguita e noi abbiamo chiesto di dare una data certa a questi cittadini di questo territorio, perché non tolleriamo che ci sia un impoverimento dell'offerta sanitaria pubblica in questo territorio. E quando io parlo di offerta sanitaria intendo sia l'ospedale di Biancavilla che il PTA di Adrano. PTA di Adrano svolge un ruolo, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, essenziale, con gli ambulatori, con tutti i servizi che offre al cittadino. Quindi noi quello che abbiamo chiesto proprio prima di Natale, se non ricordo male, comunque tra Natale e Capodanno, alla direzione sanitaria di prendere un impegno con questo territorio, un impegno solenne, basta promesse, basta slogan, aprite l'ospedale di Biancavilla, non siamo più disposti a tollerare ulteriori rinvii, fatelo presto. Guarda caso, dopo due giorni la direzione sanitaria ha risposto al nostro invito, al nostro appello e ci ha assicurato questo intervento. Però siccome noi non abbiamo nulla contro la direzione sanitaria, anzi ne apprezziamo, come dire, l'intervento nell'ultima fase che ha dato un input notevole per completare quei lavori, annunciamo che mobiliteremo le nostre città tra Adrano e Biancavilla in una grande petizione popolare che lanceremo a metà di questo mese, in una domenica, penso tra due domeniche, lanceremo una petizione popolare in piazza, inviteremo la gente a firmare un appello non soltanto per aprire subito l'ospedale di Biancavilla, e non è soltanto l'apertura, accendere le luci e tagliare il nastro, inaugurare, no, significa portare delle professionalità in questo territorio, significa assicurare i reparti funzionanti, il reparto di ostetricia e ginecologia, perché quello è il cuore anche dell'ospedale. Se andiamo sotto i 500 parti l'anno, l'ospedale rischia di essere depotenziato. Vogliamo un miglioramento per quanto riguarda la medicina, vogliamo un miglioramento per quanto riguarda la radiologia e l'ortopedia, che sono il fiore all'occhiello anche del nostro ospedale, o comunque lo erano, lo saranno, lo speriamo che ci sia. Ci sarà la rianimazione. Ma soprattutto ci sia la rianimazione. Guarda, non è possibile, e lo vivono tantissime persone in questi proprio giorni, in questi mesi, ho avuto modo di constatarlo personalmente, purtroppo per ragioni personali. Ci sono persone che vengono sballottate nelle altre strutture, con 6 ore di attesa nelle altre strutture, persone allettate che cercano semplicemente di avere il proprio diritto alla salute. Quindi se non c'è la rianimazione, chiaramente determinati pazienti, soprattutto quelli con problemi respiratori, cardiovascolari, persone anziane, sono abbandonati a loro, cioè, con tutta la buona volontà del personale medico e paramedico. Possono essere, delle grandissime figure, delle grandissime persone, però poi alla fine, se non ci sono gli strumenti, possiamo aprire la struttura, ma non rimane nulla. La parte nuova, cioè la parte che andrà a rimanere vuota di quei locali, noi abbiamo fatto già una proposta, ma non l'abbiamo fatta ora, l'abbiamo fatta circa qualche anno fa, anche con un manifesto pubblico, un volantino che abbiamo diviso nelle piazze. Perché non pensare in quella parte che rimane vuota, lasciata libera dai reparti che si spostano nel padiglione nuovo? Perché non realizzare degli ambulatori per la prevenzione, per la sensibilizzazione, lo screening del tumore alla pleura? Questo si può fare a costo zero anche per l'ASP, e vi diciamo come, noi sappiamo come fare. C'è un programma che si chiama Amianto 2020, un programma del governo nazionale che finanzia questo tipo di interventi rivolti alla popolazione. Sappiamo che purtroppo la questione della fluoroadenite è un argomento molto complesso, molto complicato, purtroppo non ci sono degli esami diagnostici, come dire, precisi per prevenire. Per prevenire il problema, però nei soggetti più a rischio. Ecco, perché non poter fare
quel campionamento, quell'intervento e salvare delle vite umane, quindi mettere lì anche questo tipo di cose, poi realizzare l'erisuperficie. Sappiamo che c'è un'erisuperficie ad Adrano, ma un ospedale nuovo che si rispetti deve avere il suo elisoccorso. C'è già una struttura nel progetto dell'ASP, che è praticamente nella zona nord dove sarà collocato il pronto soccorso nuovo, lì però è ancora fermo il cantiere. Ora, va bene, apriteci l'ospedale e fatelo subito, non aspettiamo altro. Quella però l'indomani, quando apriamo l'ospedale, cominciamo a dare, come dire, un segnale concreto per la realizzazione dell'elisuperficie all'ospedale di Biella. Allora ti do tre informazioni. Dammele tutte e tre. E allora, per quanto riguarda l'ospedale, dal 26 di novembre è iniziato il giorno utile dell'apertura. Certo, perché c'è la consegna dei letti e tutto questo. Per la necessitudine politica, che noi non comprendiamo. E ripeto, anche se siamo vicini alle elezioni politiche del 4, prima del 4 non ci sarà l'apertura dell'ospedale. Però io condivido di raccolta firme, anche se siamo al 4 di marzo. Io condivido per 15 giorni la raccolta firme. Ma a noi non ci interessa fare la cosa per legata alle elezioni politiche. Ce la possono aprire anche il 7, l'8, il 9 marzo, non ci interessa, anche perché questi politici la devono anche un po' smettere di pensare che siccome tagliano il nastro oppure rinviamo ancora e quindi la gente chissà si lascia eludere. La gente conosce 40 anni di abbandono della struttura, quindi punto. E già quella i politici hanno che si sono susseguiti. Ora poi chiaramente ci sono poi dei politici che hanno meriti e demeriti su questa vicenda, quindi noi la mobilitazione di piazza siamo costretti a farla, ma non è una protesta Carmelo, perché poi dopo il 4 sai cosa c'è? Poi dopo il 4 poi ci sono altri problemi, poi ci sono le amministrative, poi ci sono le provinciali, poi c'è Natale, poi Capodanno con le ferie e andiamo noi così all'infinito. Allora, siccome siamo stufi di rinvii, promesse, slogan, così come già ci ha assicurato il dottore Giammango, allora noi attraverso anche i nostri canali, tramite il nostro coordinatore politico, intanto mobilitiamo la gente, poi incontreremo l'assessore regionale Ruggero Razza, anche perché ti do anche questa chicca: noi già col presidente Musumeci di questo problema ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, quindi lo ribadiremo adesso, ma siccome sappiamo che c'è la volontà di poterlo fare, mobilitiamo la piazza. Poi consegneremo anche queste firme simbolicamente, una cosa simbolica, ce la dobbiamo finire di guardare dalla finestra. Condivido. E porteremo queste firme agli organi competenti. Condivido e noi daremo voce a questa vostra iniziativa e la facciamo nostra. Ti aggiungo che la pista di elisoccorso è nel progetto. Non solo è nel progetto, è già finanziata a sé. Sì, con sì, 100.000 euro. C'è qualcosa, sì, sì. 100.000 euro e non è stata realizzata perché purtroppo c'erano costruite le casette del candiere dell'ospedale. Sì, ma le casette del candiere sono state tolte ormai da mesi. E appunto. Cioè, guarda che considera che c'è da un anno che si dice che si deve aprire l'ospedale, quindi già abbiamo un anno sicuro che dove ci poteva essere il primo lavoro di sbancamento lì, insomma, per fare gli interventi necessari. Quindi scuse, non ce ne sono. Non ce ne sono. Però siccome non voglio perdere di vista momentaneamente l'obiettivo principale, che è l'apertura per consentire l'arricchimento dell'offerta sanitaria pubblica nel nostro territorio, apriamo questo ospedale e io mi auguro che l'indomani la direzione sanitaria metta in piedi tutte le procedure necessarie per realizzare l'erisoccorso nella struttura del Piano. Ma perché quando non ci sono i soldi bene, ma una volta che ci sono i finanziamenti, c'è tutto, cioè non realizzarla perché ci sono le casette di candiere, ma quante volte si spostano le casette di candiere? Bravo, all'interno del non è un problema. Bravo. Non facciamoci beffa dei cittadini, voglio dire, assolutamente. Siamo operatori. La gente non è stupida, sappiamo com'è. Sappiamo com'è. Comunque noi condividiamo e la facciamo anche nostra, grazie. Saremo con voi a dar voce, grazie, alla raccolta di queste firme e continuare a lottare per l'ospedale. Bene, io direi di fare qualche minutino di pubblicità e poi ritorniamo con i nostri ospiti. Il gruppo IVI è un brand che si dirama in tre organizzazioni per fare una rete di contatti e pubbliche relazioni efficaci e con un'utenza varia di età e di categoria. Words like violence.
IVTV è un'emittente televisiva presente fortemente sul web con un'utenza giornaliera di 60.000 contatti, dove sono diramate in tutti i social più importanti, dove solo Facebook vanta più di 10 pagine personali e 3 gruppi, proprio per una diffusione mirata del prodotto mediatico, con un ufficio di pubbliche relazioni che si occupa solo di questo. Inoltre IVTV vanta un palinsesto e una programmazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Con 3 programmi live al giorno e uno staff di 53 elementi che, uniti dalla stessa passione, propongono una programmazione varia dallo sport nazionale e locale alla politica nazionale e locale, a parte i programmi dinamici musicali, culturali e il programma comico che registra successo in tutto il bel paese con numeri impressionanti. Ivi Patti è un altro pilastro del gruppo IVI. 25 componenti che si occupano dell'organizzazione di eventi dalla A alla Z di piazze e privati, con il coinvolgimento di migliaia di persone negli eventi con la visibilità diretta dei nostri sponsor. Infine, nella famiglia IVI arriva la neonata IVI 24, la testata giornalistica che vanta un giornale online, nonché IVI24.it, che raggiunge migliaia di utenti al mese, con notizie chiare e dirette sui fatti accaduti, con 11 collaboratori al giornale. Con l'aggiunta di un TG innovativo con notizie flash, edizione serale e diretto. Sono i numeri che parlano. Bene, siamo ritornati nuovamente in diretta. Vi ricordo 874 Digitale Terrestre, pagina Facebook IVTV, in concomitanza e in collaborazione con la pagina di Simmachia. Assolutamente sì. Sì. E per lo streaming IVTV.com. Bene, abbiamo parlato delle varie iniziative che ci sono state in questi, diciamo, 9 anni, 10 anni dalla nascita di Simmachia. 9 anni, giusto? 9 anni. Quindi ce ne sono altre che io non ho trovato, c'è qualcosa che volete parlare senza nessuna domanda, perché io non ho trovato altre iniziative. No. Ripeto, come quelle che abbiamo parlato finora, le cose più importanti chiaramente le abbiamo un po' sviscerate, però prima facciamo riferimento alla questione dei defibrillatori, che sono una cosa secondo noi essenziale. È un'iniziativa che abbiamo condiviso, portato avanti, abbiamo chiesto sia a Biancavilla che ad Adrano di realizzare in tutte le strutture pubbliche, quindi le strutture comunali, scuole in particolar modo e se possibile in quelle sportive, l'installazione di un defibrillatore salvavita. Quello è indispensabile proprio nel momento in cui c'è un caso problematico, serio, grave. Ricordiamo tutti quello che è successo al calciatore, insomma, che era Morosini, e non vorrei fare errori. Se ci fosse stato magari quel pronto intervento, magari oggi staremmo a parlare di altro. Noi abbiamo proposto questa iniziativa e l'anno scorso l'abbiamo condivisa insieme alle O Club,
di Adrano Brondi e Biancavilla, ma è un'iniziativa che ci portiamo dietro da molto tempo, e oggi possiamo dire che grazie al bilancio partecipato, cioè fondi riservati, destinati alle iniziative dei cittadini, non abbiamo colto la palla al balzo, perché conoscendo gli atti, quindi avendo anche una preparazione amministrativa, abbiamo studiato quelle carte e possiamo approfittare di queste risorse. Abbiamo presentato un progetto e oggi, grazie anche all'intervento del dottore Chisari, che ci ha seguito in tutto e per tutto, si è intestato anche lui questa iniziativa, tutte le scuole di Biancavilla di ogni ordine e grado, ovviamente di competenza comunale, e anche quelle provinciali, perché il liceo delle scienze umane, faccio soltanto un esempio, è provinciale, ma anche il sono campo sportivo, tutte dotate, oltre al campo sportivo, insieme a questa anche le giostrine per i disabili, perché ci siamo resi conto, parlandone anche con alcuni amici, ricordo una bella iniziativa, una bella testimonianza di Carmelo Mazzaglia, dell'associazione la città accessibile, e che proprio ci fece riflettere molto quella testimonianza di Carmelo, come vi era un problema forte per quanto riguarda i ragazzini con disabilità motoria di avvicinarsi ad un qualsiasi parco gioco della città. Allora, sempre in quel contesto e sempre con il Leo Club, abbiamo scelto di proporre all'amministrazione di realizzare nelle piazze della città dei parchi gioco accessibili a tutti, e oggi quelle giostrine sono lì, sono pronte ad accogliere tanti bambini. Ultima cosa che è legata alla questione della Flora dei Nidi, poi mi taccio, è legata ad un aspetto che noi portiamo avanti dal 2014-2013, quale? Quella della bonifica di Monte Calvario, che però ha seguito un suo iter, un suo percorso, è positivo, quindi non dobbiamo dire nulla, perché su questo saremmo ipocriti, insomma, dire qualcosa di diverso, però c'è un però. Noi abbiamo posto per primi la questione della mancata equiparazione normativa tra le vittime di Flora dei Nidi, quindi le vittime per esposizione ambientale, e le vittime per esposizione industriale, perché gli operai, per esempio, di alcune aziende situate, insomma, nelle altre parti d'Italia, le famiglie delle vittime o i malati beneficiano di un sostegno per le cure, un sostegno per la sopravvivenza della famiglia. E oggi sappiamo il dramma che molte famiglie vivono in silenzio. E allora perché c'è questa lacuna normativa? E noi da lì abbiamo avviato un percorso. Ne abbiamo parlato col dottor Compa, che è il maggiore esperto, uno scienziato di grande fama nazionale e internazionale. È stata data ci ha dato dei suggerimenti. La chiave della città di Biancavilla. È stata data la cittadinanza onoraria. E abbiamo incontrato pure l'ex premier a Catania, un incontro faccia a faccia, ho presentato... Com'è Renzi da vicino? Faccia a faccia? Brutto. Diciamo, uguale alla realtà, non cambiamo. Qualche chiletto, diciamo così, in meno, che adesso penso che avrà ripreso, ma comunque non diciamo queste cose, perché altrimenti ci faremo del male da soli. Scherzi a parte, non vorrei tornare alla serietà dell'argomento. Da quel momento, da quegli interventi, si è innescato un meccanismo particolare alla Camera dei Deputati, perché noi abbiamo presentato un documento anche alla Camera, è stato accolto da alcuni deputati della zona, dove abbiamo chiesto questo riconoscimento e quindi dare un sostegno economico, un indennizzo, affinché anche le famiglie di Biancavilla, al pari di tutte le altre che vivono questo dramma, possano beneficiare di questo piccolo contributo. Nulla restituirà in vita i loro cari, però un contributo, una lezione di civiltà, cioè una battaglia di civiltà, questa che tutti noi ci dobbiamo intestare. Ed è un piccolo risultato c'è stato, 5.000 euro, però una tantum, e questo non ci soddisfa pienamente. Noi auspichiamo che dopo queste elezioni nazionali ci possa essere una maggioranza parlamentare, che si possa fare un governo per dare stabilità al paese e che si possa riportare nuovamente avanti questa battaglia, perché questa già avevamo avuto un incontro noi anche a Parlamento tramite un deputato, e quindi si è innescato questo meccanismo. Bisogna seguirlo e noi lo faremo. E io aggiungo che il defibrillatore è stato anche donato alla Protezione Civile. Sì, un'altra Oltre bella iniziativa. Sarà fatto anche un corso formativo. Noi faremo anche un'iniziativa nelle scuole con alcuni medici. Hai dimenticato qualcosa? Ti volevo solo suggerire questo. Sì, ho dimenticato questo. No, ma hai fatto bene.
Torniamo, ora parliamo di politica. Per questione di par condicio non possiamo parlare di politica nazionale, ma di politica locale sì. E ripeto, Simmachia è una realtà oggi, sia da Trano che a Biancavilla. E chiaramente con in testa sia il presidente dell'associazione, continuiamo a chiamarla associazione o movimento politico, sia io ripeto perché è vero, ambedue le cose rientrano, perché le associazioni attive alla fine hanno non bisogno di fare politica, ma entrare nelle amministrazioni o comunque essere propositive all'interno dell'amministrazione, si fanno con dei rappresentanti chiaramente all'interno, che siano consiglieri, che siano assessori, che siano, diciamo, che le due quindi cose non me ne sono, vogliate se no, io dico che si sono sovrapponibili, è un movimento cose politico. Con Clandestino l'altro giorno, per fare capire che cos'era un'associazione, un movimento politico, abbiamo dibattuto due ore. Comunque, diciamo che sono entrambe due nel calderone. Simmachia ha intenzione, faccio la domanda diretta così non ce la bruciamo. Come si sta preparando in queste amministrative che sono in contemporanea, sia ad Adrano che a Biancavilla? Avete vostri candidati a sindaco, come c'è stata Angela Anzalone la volta scorsa? Volete essere partecipativi solo da esterni? Una domanda come, di poco conto, diciamo, facile e facile. No, forse perché avevate dimenticato che quest'anno si rinnova anche quello di Belpasso, cioè no, Simmachia. Ora lo porteremo anche a Belpasso. Abbiamo dei buoni rapporti. Sì, vero, anche vero, con sì, il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, abbiamo dei buoni rapporti. Purtroppo che ci ha aiutato. Non si ricambia, però ci ha aiutato anche per un'iniziativa sulla legalità. Lui mise un hashtag da noi, vero, promosso, che era "ci metto la faccia" quando c'è stata quella cosa della mafia fa schifo. Quando si è promossa questa manifestazione. E lui, c'è stata quella guerra anche fra Ivi TV e lui ci taggò la notizia, perché noi abbiamo detto, comunque, come vedi Carmelo, non so se sei aggiornato, comunque come vedi Carmelo, anche a Belpasso, anche a Belpasso oltre alla vicinanza che abbiamo con Giuseppe Zitelli, Zitelli, il deputato che diventerà bellissima, sì, con sì, il sì, quale intratteniamo naturalmente buoni, chiaro, rapporti. Ma per quanto riguarda, non abbiamo nessuna candidatura a sindaco, è evidente questo. Abbiamo però intrapreso delle iniziative. Perché è evidente? No, perché non è il momento, non è il momento. Ma ci sarà. E evidentemente ci sarà il momento in cui si dovrà decidere se poter... Angela Anzalone è ancora disponibile? Non penso che sia disponibile. Non penso ma che non sia lei disponibile. No, ma escludiamo, lei... ma lei, diciamo... Lei fa degli scoppi, allora, mi devi dare qualcosa non siamo questo audience, me la devi dare qualcosa, certo, no, per impedire di collegarsi con Sanremo. Mi sembra che vai già bene così, lo dice. Va bene, ma alziamoci, abbiamo il festival di Sanremo. Ah, giusto, dobbiamo fare concorrenza. No, ma perché non c'è questa esigenza di indicare o voler indicare un presumibile candidato a sindaco. In questo momento l'esigenza primaria è quella di costruire un'alleanza per la città, per le città. Simmachia, d'altro canto, significa alleanza dal greco. E questa alleanza deve essere fatta tra soggetti autonomi, ma che hanno in mente di fermare, parlo di Adrano in particolar modo, il declino della nostra città. Perché è una città che ha molti problemi irrisolti. Ora, evidentemente, siamo in un momento di svolta. Perché? Perché finisce un ciclo politico, finisce la seconda sindacatura di Ferrante, quindi è chiaro e evidente che qualche cosa di nuovo dovrà necessariamente accadere. E quindi noi ci appelliamo fin da questo momento alla città per raggiungere una comunità di intenti, per metterci in testa che non dobbiamo litigare né sul candidato sindaco, né sugli assessori, né su nulla, ma dobbiamo cercare di mettere a punto una serie di idee, una volta si chiamava il programma, una serie di idee per poter fermare il declino di questa città. Dobbiamo sgombrare la città dalle macerie che si sono accumulate negli ultimi 20 anni. Diciamo che questo è troppo generalizzato, questo tipo... E io vorrei sapere se già
ci sono stati questi discorsi, questo ci sono incontrarsi, stati. Ci sono stati. Già se ci, ci sono delle stati. Sinergie con chi? Ancora chi è importante? Magari me era tutto tu è importante, però ci sono state delle sinergie, ci sono degli incontri, continueranno ad esserci degli incontri, siamo perché sollecitati, sollecitiamo, quindi è evidente che noi vogliamo mettere in campo insieme agli altri, a delle altre realtà che esistono già sul territorio, una forza tale da poter incidere notevolmente nella prossima campagna elettorale. Non vogliamo parlare nel dettaglio, ma ci sarà modo di venire qua e poi parlare nello specifico. Non possiamo, io vi aspetto. Giusto, diciamo che non facciamo, molto piacere. Non facciamo i nomi di con chi abbiamo già creato una sinergia. Quando usciremo allo scoperto, sarai uno dei primi ad essere avvisato e verremo qui. Me lo auguro. Ma al di là te di lo questo, la, quello che vogliamo noi è costruire, come dice, come ha detto anche il professore Cagioppo, un'alleanza e che comunque cerchi di dare voce ai problemi dei cittadini e che si ponga, secondo me, in chiara discontinuità dagli ultimi 20 anni di amministrazione. Cioè perché sono gli ultimi 20 anni sono stati quelli che ci hanno portato, diciamo, al declino, non perché io sono giovane, ma ho studiato abbastanza la storia di Adrano e mi vanto, diciamo, anche del fatto di farmi raccontare tante cose anche dal professore Cagioppo. Dico, gli ultimi 20 anni sono stati quelli che ci hanno portato al declino attuale e quindi dobbiamo cercare di voltare pagine. Noi non siamo trasversali e inclusivi, cioè per dire una cosa, non siamo a tutti i costi trasversali e inclusivi, parliamo soltanto con le forze politiche che vogliono e che hanno questo obiettivo, quello di voltare pagine rispetto al passato. È quello di promuovere non un cambiamento soltanto a parole o soltanto come slogan, ma che intanto nasca dalle esigenze della gente. Noi cerchiamo di ascoltare la gente. Viviamo in un momento in cui ad Adrano, ma così come in realtà in tutta Italia, in Sicilia, ma in particolar modo ad Adrano e a Biancavilla, la povertà è sofferta da tantissime famiglie, lasciate e abbandonate anche dall'amministrazione comunale. E se vogliamo fare un esempio, noi torneremo tra qualche giorno a Contrada Capici e lì c'è una situazione di degrado assoluto e mi si dirà sì, ok, è competenza dell'istituto autonomo, ma il principio di sussidiarietà vuole che il cittadino trovi un riferimento diretto nel livello di governo più vicino, che è l'amministrazione comunale. Se l'amministrazione comunale non si cura di queste persone, non si cura di come vivono queste persone, allora ha abdicato al primo ruolo dell'amministrazione, che è quello di dare servizi alla comunità, servizi alla persona. Ma si potrebbero fare tantissimi altri esempi. C'è stato chi in questi anni ha ammazzato lo sport da Adrano e chi ha cercato di dare maggiore lustro a uno stadio, quello sportivo che si trova in periferia, che diventa irraggiungibile per moltissime persone, e abbandonando invece lo stadio di Duca di Mister Bianco, che invece è a livello centrale della nostra città e che accoglie tantissime scuole calcio, tantissimi ragazzini che molto spesso devono giocare in una situazione di allagamento del campo, senza spogliatoi adeguati, con i rami degli alberi della villa comunale che cadono sul campetto. Ci troviamo. Ma a maggior ragione, anche se vogliamo parlare anche della villa, comunale è lì inutilizzata. Invece di pensare alla pista per atletica dello stadio, aumentando i prezzi, perché in questa amministrazione sono stati triplicati e quadruplicati i prezzi di accesso alle strutture pubbliche per lo sport, si parla da 40 euro da 40 euro a 120 euro per fare un abbonamento per andare a correre, oppure per andare a giocare a tennis è passato da 3 euro a 12 euro. Ma se vogliamo prenotare per esempio un campo di tennis ad Adrano, è una delle cose più difficili che c'è forse al mondo, perché tu non devi rinunciare a un giorno di lavoro, devi andare al comune, cercare il funzionario, sperare che il funzionario abbia anche la carta stampata, perché può essere torna domani, siamo senza moduli,
E non si è creato nemmeno una piattaforma internet dove si poteva informatizzare tutto questo, prenotare, pagare tramite una carta. Cioè, parliamo proprio dell'ABC, ci vogliono anche idee fresche, che però si contrappongono con quelle del passato. La villa comunale, creare una pista di atletica dentro la villa comunale, restituire questo luogo ai cittadini, creare delle installazioni per fare workout. Non so se diciamo, chi ci segue è stato a Villa Bellini a Catania. Ci sono tantissimi ragazzi che fanno sport lì dentro grazie a delle installazioni che non costano nulla. Prevedere delle giostre per i disabili, cioè fare restituire ai cittadini la propria città, renderla vivibile, cercare anche delle idee innovative per promuovere lo sviluppo. Non lo so, ad esempio a Natale, ad Adrano. Il presidente è già in campagna elettorale. Il presidente è un vulcano. Ma se tu dici a Natale ad Adrano non si organizza nulla. Ci sono delle imprese private che si mettono d'accordo e creano qualche evento, in via Cappuccini per esempio, ma l'amministrazione non interviene, non si mette di tramezzo, non fa da promotore e non riesce a inglobare, diciamo, tutte le volontà. È vero, non ci sono soldi, però ci potrebbero essere due o tre idee a costo zero. Certo. Cioè, per esempio, una lotteria, un'estrazione, attraverso gli scontrini, diciamo, del paese, incentivare a comprare i regali in paese, incentivare a fare acquistare nei nostri negozi. Basta mettere un televisore per l'estrazione, e quindi tra gli scontrini di fare estrarre magari quello fortunato e dare, cioè incentivare in questo modo, creare. Ma sì, ma questa volta con chi state interloquendo? Stiamo interloquendo con puntualizzando che i patti vengono mantenuti e non sono solo per le elezioni. Sì, cioè i patti dagli errori noi abbiamo fatto degli errori nel passato, non si dimentica nessuno. Faremo tesoro di questo, l'importante è questo. Dagli errori si impara. Vincenzo invece a Biancavilla? Ma a Biancavilla come Adrano, Simmachia sarà protagonista anche a Biancavilla, ma perché lo è nei fatti, perché ci sono tantissime persone che fanno parte del nostro gruppo, non solo giovani, tengo a precisare pure questo, ci sono tante persone che hanno già fatto politica in passato, ma giovani o persone che si vogliono avvicinare anche alla prima esperienza, e Biancavilla vedrà anche la partecipazione. Ci stiamo lavorando, ci stiamo ragionando. Guarda, noi puntiamo a creare intanto i contenuti. Diceva bene Calogero, e le ha dette, penso, in una manciata di minuti, alcune delle cose belle che possiamo fare. E penso Adrano e Biancavilla sono praticamente lo stesso comune. Noi vogliamo lanciare anche a Biancavilla una proposta politica che sia chiara, inequivocabile, condivisa con i cittadini. Avvieremo una fase di ascolto che poi del resto non si è mai fermata, ma l'avvieremo forse con una maggiore visibilità. No, ma magari, vedi, Adrano, visto che c'è stato il precedente, magari è più facile, sanno che è una realtà comunque politica, una realtà che nelle ultime elezioni ha espresso 3.500-3.800 voti. Il 18%. Una realtà seria, consistente. Magari a Biancavilla no, e ancora, chiamata così, gli interlocutori politici, i luminari della politica locale, magari anche. Sono tanti luminari. Gli illuminati scienziati della politica locale non hanno visto Simmachia come un soggetto politico anche per Biancavilla. Ma sai qual è l'errore, Carmelo? È l'errore che fanno questi soggetti politici che citavi tu. L'errore di pensare che la politica, l'impegno della gente non esista, o comunque la politica è circoscritta ad un circolo chiuso. Io odio fortemente un'espressione che si chiama ceto politico. Mi dà la nausea. Addetti ai lavori. Questa cosa, perché non lo capiscono. Ci sono persone che stanno in politica, che magari diventano soggetti politici solo perché magari sono stati fortunati ad essere stati eletti una volta al Consiglio Comunale. Per carità, ma io ripeto, però Carmelo, consentimi. Io la sfida l'ho lanciata prima. Dobbiamo fare fact-checking. Tu mi devi portare un consigliere comunale, una forza politica che a Biancavilla abbia realizzato un solo punto in più di noi, quindi la presenza c'è stata, un solo punto, e io ne prenderò atto quando ci sarà questo. Quindi
Sinmaghia avvierà questa fase di ascolto con il territorio, nei quartieri, così come abbiamo già fatto, ma la intensificheremo, la faremo rendere visibile anche a chi magari cerca di sbrogliarsi le cose politiche tra di loro. Se le discussioni stanno a zero, la città viaggia altrove, cioè non è con questi meccanismi. Nella città c'è l'esigenza, la voglia di fare qualcosa, di partecipare. Quindi, siccome Sinmaghia è presente, Sinmaghia alle prossime amministrative lancerà un suo progetto politico anche per la città di Biancavilla. Come? Lo vedremo. Con quale figure? Lo vedremo pure. Quello che ci interessa sono i contenuti. Allora, io stiliamo il mio scoop l'ho ottenuto stasera, perché... È vero, gli addetti ai lavori, gli esperti in politica, o comunque voglio parlare di gruppi che fanno politica. Ma noi con alcuni gruppi comunque già ci siamo confrontati. Ti do anche a Biancavilla anche a Biancavilla, con qualche gruppo qualche cosa l'abbiamo fatta. Perché noi riteniamo di dire, signori, abbiamo delle idee, voi come la pensate? Possiamo trovare un punto d'incontro? Dobbiamo aggiornare allora clandestino. Aggiornatelo aggiorniamo a clandestino perché diceva che Sinmaghia, Biancavilla, non aveva incontrato ancora nessuno. Sono gruppi trasversali, ci tengo a sottolineare, perché Sinmaghia mantiene la sua vocazione di associazione e saranno gruppi trasversali, perché io ritengo che in una comunità di 24.000 abitanti dividerci su cose che veramente non stiamo votando lo Jussoli o stiamo votando il biotestamento, stiamo decidendo le sorti della nostra comunità. Qual è l'idea? Noi ce l'abbiamo, la stiamo condividendo con alcune forze politiche, la condividiamo con la gente, avvieremo questa fase d'ascolto e poi alla fine presenteremo il nostro manifesto. Noi non crediamo di essere autosufficienti, di pensare, crediamo di essere i migliori. Infatti, sin da subito, ti ripeto, non facciamo nome, ma sin da subito abbiamo cominciato a parlare con le forze di Adrano e di Biancavilla, alcune che si sono impegnate come noi, altre un po' di meno, altre forse che un sono po' di anche più. Nuove, alcune è anche nuova. Certo, sono noi, nate ora. Che sono nate da poco, quindi noi ci stiamo confrontando con tutti. E non Biancavilla già c'è un candidato ufficiale sindaco, non so se vuoi. Sì, come? Tornati. Banca da Drago. Siamo in Valle della Veria, no, ufficiali. No, ufficiali no. Ufficiali no. Ufficiosi. Ad Adrano, ufficiosi c'è. C'è un candidato alle primarie, non lo so, ci sono qua, c'è qualche cosa di ufficiale, ci sono, anche da Drago, no? Ci sono quelli ufficiali che io faccio fatica a volte, non ho la comprensione di alcune cose, perché forse vengo da un'altra scuola, io ho fatto amministrazione, Come? Ho avuto la tua esperienza? Ho avuto la mia esperienza, arrivando da un'altra scuola non è per fare discriminazione, però alla città, magari alla gente si ci arriva un po' dopo, perché la passione della politica è una cosa innata, e ci appartiene. Certo. Può essere a tutti, può essere a molti, no, magari le cose vengono dette dopo. Quello che voglio dire è che prima si inizia chi ha la passione della politica a parlare della politica e da lì nascono i gruppi. Esatto. Da lì nascono le idee e si comincia a confrontare. Prima di tirar fuori un soggetto politico, un soggetto certo. Che ci dovrebbe rappresentare nella comunità, dovrebbero essere più gruppi, ma neanche a dire io sono candidato a sindaco, io mi candido a sindaco. Assolutamente, deve essere un momento di sintesi. Perfetto. Un momento di sintesi. Tu stai spiegando in maniera tecnica e in politichese, così lo fai capire ai politici, quello che stiamo facendo noi. Cercando di fare sintesi. Perfetto. Io vi do uno scoop per il passo, allora ve lo do io lo scoop per il passo, già c'è il candidato sindaco. Il sindaco ha indicato il suo nome. Si sono uniti i gruppi, la squadra. Non è neanche del sindaco, c'è il nome che è stato indicato. La squadra ha fatto il. No. Ma la cosa buona, tra virgolette, fra gli accordi che ci sono, è che il sindaco lo deve fare per 5 anni. La doppia elezione già in accordi precedenti non c'è, e questo è un bene. Poi se fa bene, poi si vede, di popolo, certo. Poi si vede, ma se fa male, sai che tu ci sei per 5 anni. Ma in ogni caso, come questo potrebbe essere anche un suggerimento, una anche per Adrano e Biancavilla. Per Adrano e Biancavilla, siamo d'accordo, per me.
Poi a furor di popolo dice: beh, questo sindaco ha governato potrebbe andare così bene. Con legittima, diciamo, però già sapeva che era per 5 anni, che noi lo rivogliamo un altro volta per altri 5 anni. Condivido pienamente. Bel passo stanno facendo così e stanno facendo bene, ce l'avremo la prossima settimana proprio con uno speciale Bel Passo che parleremo. Dobbiamo guardare con interesse a Bel Passo perché è un comune ben amministrato anche per quanto riguarda i rifiuti, no? Noi abbiamo da prendere esempio da Bel Passo. Sì, vero. Quindi non solo a livello politico. Noi stiamo facendo un lavoro un certo sino come il TV, nel senso noi non ci vogliamo fermare. Per noi Biancavilla non perché siamo a Biancavilla, ma Adrano è casa nostra pure, certo, Paternò pure. Il territorio. Un lavoro di territorio, più incominciare a pensare a 200.000 abitanti, 250.000 abitanti, questo è il nostro scopo. È un punto di forza per tutti poi quello. Questo è. Che poi va a rafforzare le singole comunità, una visione così organica, insomma, di tutte le, di tutto un territorio che si muove. D'altro canto noi abbiamo avuto un'esperienza simile, Vincenzo, a quanto abbiamo creato il coordinamento provinciale controllato, dove abbiamo messo, esatto, assieme Bel Passo, Motta, Adrano, Biancavilla, Licodia. Coordinamento Simmachia si chiamava. Ed era coordinamento Simmachia, ma che vedeva la partecipazione attiva di tutti questi comuni. E quell'esperienza è stata straordinaria, perché il territorio, ormai dobbiamo, ma specialmente Adrano e Biancavilla, dobbiamo ragionare ormai in termini, sì, 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 di un'unica identica comunità, evidente. Io ripeto, avrei altre domande che purtroppo la par condicio non ce le fa fare. Purtroppo non ce le fa fare, ma avrei avuto desiderio di capire come. Ma guarda, su una io penso che ti possa rispondere, se tu non la vuoi fare. Ma tu la sai già questa domanda? No, immagino. Il post di Calogero lanciato domenica scorsa. No, è meglio non farlo. Io non sponsorizzo nulla. Io dico che una risposta a Carmelo la può trovare anche nel post fatto da Calogero domenica scorsa. Siccome ha avuto un successo, peraltro inaspettato perché ha creato dibattito, io dico, tu puoi trovare una delle risposte alle tue domande. Ma non leghiamo la parte. Oppure ne parliamo dopo giorno 4. Dopo giorno 4 non leghiamo il pluralismo informativo. No, io prima di giorno 4, sicuramente prima di giorno 4, anche se molti nei nostri territori aspettano questo giorno 4, come non so come vanno queste elezioni, perché chi vince o chi perde potrebbe portare più valore al candidato locale. Cioè io queste cose per noi non cambia nulla. Per noi non cambia. Secondo me non nulla. Vale assolutamente. Non cambieremo posizioni, idea, perché ognuno ricorda, eventuali alleanze, nulla di nulla. Anche candidati del nostro territorio che sono candidati alle nazionali, ognuno deve rispondere prima di tutto alla propria coscienza. Certo. E poi subito dopo può rispondere agli altri, se non risponde alla propria coscienza non può rispondere a nessun altro. Comunque io, come mio di solito fare ogni trasmissione, io chiudo sempre senza nessuna domanda. Scusa, i miei ospiti, io vorrei, sì, fare solo un invito, sì, per concludere, a una bella iniziativa che stiamo organizzando insieme all'associazione Ad Maiora di Biancavilla, presso l'aula consiliare del comune di Biancavilla, giorno 23 febbraio alle 18, ed è un incontro informativo su come si vota, siccome ci accingiamo a votare il 4 marzo con una nuova legge elettorale, peraltro difficile da capire in tantissimi aspetti, sia per quanto riguarda le circoscrizioni, i collegi, l'uninominale, il plurinominale, quindi una legge elettorale abbastanza impegnativa e che potrebbe, diciamo, indurre in inganno tantissime persone e potrebbe fare invalidare tantissimi e tantissimi voti. Allora abbiamo cercato di fare questa iniziativa il 23 con due giovani giuristi, uno di Adrano e uno di Biancavilla. E di Adrano c'è Ludovico Vitale, che è un dottore in legge, laureato in giurisprudenza, e un altro laureato in giurisprudenza, un po' più grandicello, che è Rosario Di Grazia di Biancavilla. E quindi abbiamo questi con loro, con due giovani giuristi, abbiamo cercato di fare questa iniziativa che è rivolta principalmente ai giovani, per questo la scelta dei due relatori appunto giovani, in modo da renderla meno pesante, però è aperto a tutta la cittadinanza ed è organizzato, lo ripeto, da
Simmachia in collaborazione con l'associazione Ad Maiora di Biancavilla. Bene, seguite perché è importante, e andare a votare tutti, perché è importante votare. Molti ci hanno lasciato la vita per questo diritto, quindi anche solo per rispetto di quelli che sono morti per acquisire questo diritto, bisogna andare a votare. L'ultima domanda, professor Caciocco. Ma se eventualmente in questi dialoghi voi avreste la figura eventualmente a sindaco o comunque no, visto che assolutamente sì. Ci avete pronto una figura al sindaco? Non è che dice guarda, la vogliamo dare al sindaco. Diciamo, vediamo, abbiamo più persone che potrebbero essere proposte ad un eventuale tavolo con altre forze. No, perché visto che magari non si era capito, Angela Anzalone magari non è candidata, chiaramente. Non escludiamo neanche questo. Non ci sono altre figure, quindi facciamo da supporto. Le figure ci sono. Certo. Se qualcuno era convinto, dice non hanno figure candidate. No, sia su Adrano che su Biancavilla. Ci sono. Possiamo fare delle proposte. Fatto un massaggio al tuo solito. Ma magari qualcuno dice, sai, non ce l'hanno la proposta, proponiamo il nostro. Niente, io come di solito fare abbiamo sbordato, ma è sempre un piacere sbordare con persone che vivono veramente il territorio. Molti magari, ma voi lo vivete, l'avete dimostrato negli anni. Ti ringrazio. Ogni giorno lo dimostrate con le vostre attività. Io di solito chiudo senza fare nessuna domanda. Una riflessione vostra, una riflessione sulla vita, su quello che pensate, sulla politica, su quello che volete. Quindi vi lascio concludere ognuno di voi con un vostro pensiero. Sì, io direi che poi magari il professore concluda. Allora, abbiamo questa bella e piacevole trasmissione parlato di passato, presente e futuro, con un filo conduttore che secondo me si chiama speranza. E mi viene questa parola in mente davvero, riflettendo sulle tante belle cose che abbiamo detto, l'intervento di Calogero, un mio amico che proprio grazie a Simmachia ho avuto modo di conoscere e di frequentare, e il professore Caciocco. Perché la parola speranza? Perché ha scritto una volta un articolo nel nostro giornale dove il titolo era Riprendiamoci la speranza. Caciocco, attenzione, io l'ho conosciuto tra i banchi di scuola, quindi diciamo che lo conosco bene. Quindi quell'articolo lì mi ha fatto molto pensare e ragionare e mi è tornato proprio adesso in mente. Dico, abbiamo una grande opportunità, quella di poter essere protagonisti del nostro domani, del nostro futuro. Come farlo? Essendo partecipi di questo processo che vogliamo mettere in campo. Noi ci rivolgiamo a tutti. Ad Adrano e a Biancavilla. Abbiamo le nostre idee e le vogliamo confrontare. Siamo aperti alle proposte e abbiamo fatto noi una scelta. Molti di noi giovani abbiamo scelto di vivere, Carmelo, in questo territorio, in questa città, in questo comprensorio che forse non dà molto in termini di prospettiva per il futuro. Però abbiamo fatto una scelta e a quella scelta io credo che dobbiamo dare un valore, dobbiamo dare un senso. E allora l'invito che faccio è riprendiamoci davvero questa speranza, cerchiamo di guardare oltre, di cercare di essere protagonisti insieme a noi di un percorso di cambiamento vero, reale e concreto, perché porteremo insomma le istanze dei cittadini nelle aule in cui si prendono determinate scelte, in cui le idee diventano azioni concrete. Complimenti. È difficilissimo dire qualcosa di... Subito dopo questa riflessione è davvero, davvero difficile. Ma infatti ho lasciato per ultimo. Io, il professore Caciocco. E lui si è preso... Io prendo prima, parlo per prima. No, io davvero aggiungo pochissimo altro. Cioè, voglio fare soltanto un invito, soprattutto ai giovani. Perché c'è questo luogo comune, o comunque... non è un luogo comune, purtroppo è la dura realtà, e cioè che l'impegno a livello diciamo di politico, se vogliamo, ma anche un impegno civico, cioè con associazioni e tutto, si è riservato soltanto a 2, 3, 4 gruppi. E c'è uno scollamento tra
la società e la politica, dovuto anche al fatto che questo ambiente sembra abbastanza chiuso. Simmachia, lo dico con un po' di presunzione, rappresenta un fattore, che è quello che in realtà non è vero tutto questo pensiero, perché Simmachia è fatta per esempio di persone, di professori, di giornalisti, di studenti, di lavoratori, sindacalisti, lavoratori agricoli, non voglio dimenticare nessuno. Nessuno di questi in realtà ha, prima dell'esperienza di Simmachia, fatto politica. Quindi ci sono gli strumenti per incidere nel territorio, ci sono gli strumenti per cercare di migliorare le cose, per riportare al centro del dibattito quello che è davvero il bene comune e non gli interessi dei partitici e politici a cui siamo stati abituati e che oggi ci fanno guardare alla politica e all'impegno civico come un qualcosa che è quasi qualcosa di brutto, no? Qualcosa di bello. Tutti quanti lo fanno per interesse, invece no, dobbiamo fare la differenza tra buona politica e mala politica e cercare di appartenere alla prima. E più gente c'è, più gente si accorge che è necessario partecipare, più possibilità che ci riusciamo. Beh, io mi riaggancio un po' a quello che ha detto Calogero ora, perché secondo me un buon giornalista, e io un pochettino faccio il giornalista, dovrebbe sempre rivolgere una domanda ai politici. Tu hai guadagnato dalla tua attività politica? Tu, la tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi sodali? Noi no. Molti altri sì. Ma non guadagno in termini di posizione sociale, io parlo proprio in termini di guadagni economici. Voglio dire, avete guadagnato milioni di euro se siete stati al Parlamento e all'ARS, avete guadagnato migliaia di euro se siete stati, come posso dire, assessori, sindaci, vice sindaci. Avete prodotto qualche cosa? Avete prodotto uno straccio di risultato come quello che abbiamo elencato in questa ora e mezza di trasmissione? Non certamente. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo le carte in regola. Noi non abbiamo mai guadagnato dalla nostra attività politica. Oserei dire ci abbiamo perso. Un altro aspetto, che è quello più importante. Il successo di Simmachia si determina ed è davanti agli occhi nostri in questo momento da questi due ragazzi, che sono l'espressione più autentica di quello che ha fatto Simmachia in questi anni. Simmachia è nata con anche lo scopo di creare una nuova classe dirigente. Questa è una nuova classe dirigente? Questi ragazzi parlano a ragion veduta, sono informati, sanno disquisire su tutti gli argomenti possibili e immaginabili che riguardano la nostra comunità, le nostre due comunità. Loro sono come le due facce di una medaglia, Simmachia, Adrano, anzi Biancavilla e Adrano. E questo è il mio personale risultato migliore, avere a che fare con ragazzi di questo livello. Ultima cosa, se noi ci impegneremo e ci impegneremo in campagna elettorale, avremo tre parole fondamentali. Saremo per gli ultimi, con gli ultimi, non abbandoneremo le periferie e soprattutto lotteremo per i valori. I valori, che è una parola ormai sconosciuta. Complimenti. Grazie, complimenti. Cosa dire? Dopo queste belle parole, non poteva trovare altre parole. Il messaggio il professore l'ha lanciato. Chiaro, proprio. Mi ha dato la risposta alla domanda che gli dovevo dare, che gli ho fatto prima il professore. Non credo, però. Niente, detto questo, io vi ringrazio tutti di averci seguito fino a quest'ora, che avete magari spostato canale tra Sanremo e noi, vi ringrazio. Vi voglio dare appuntamento la prossima settimana, possibilmente la parola, visto che sta avendo, grazie a voi e a tutti quelli che ci seguite, questo successo. Magari ne faremo due o tre a settimana. Ora si avvicineranno sempre le elezioni nazionali, avremo anche degli autogestiti, quindi che parleremo dei candidati del territorio che abbiamo noi.
nel ringraziare i nostri ospiti, da Vincenzo Ventura, grazie a te, da professor Cacioppo e da Rapisarda, da Calogero Rapisarda, vi do appuntamento intanto con la parola ufficiale che è ogni giovedì, a giovedì prossimo con uno speciale di Bel Passo, o sarà l'altro, non lo ricordo, comunque voi se continuate a seguirci e noi man mano vi aggiorneremo di tutto, tutto quello che riguarda il nostro territorio. Grazie e buonanotte a tutti. Buonasera. Buonasera.